amministrare per debiti, questo lo dico ai funzionari e poi in modo più particolare a me stesso, non è buona amministrazione. Se il politico non è intervenuto, l'amministrativo ha il dovere di ricordare al politico qual è la regola che egli deve assolutamente rispettare. Noi questo documento lo abbiamo intitolato Proposta per il recupero dell'economicità, che significa efficacia ed efficienza, dell'azienda AMAP. Dall'analisi di tutte le relazioni stese dai CDA dalla fondazione ad oggi, e qualunque sia stato il colore dell'emanazione politica di esse, si deduce che l'azienda AMAP ha ben operato, soprattutto nei momenti più difficili della cosiddetta crisi dei rifiuti, che ha investito la regione Campania in varie ondate. Molta parte dello straordinario è quello. Io non l'ho votato in bilancio e non lo voterei mai. Questo è il dato, voglio dire, di diversità che, insomma, che ci contraddistingue. Cioè, che contraddistingue un nostro pensiero con una vostra, con un vostro pensiero. Io stesso che faccio il sindaco e sono socio, voglio dire, andando all'AMAP non ho potuto mai vedere una contabilità aggiornata di questa società. E questa la dice lunga, che noi abbiamo rotto questo meccanismo perverso in cui, voglio dire, lasciamo stare il momento il canone se è giusto o non è giusto, ma il meccanismo perverso in cui da una parte l'AMAP produce debiti, emette fatture, l'amministrazione non le riconosce, però ci va a votare il bilancio nel quale loro apportano i crediti verso il comune, questo, guardate, con molto onestà e orgoglio di questa maggioranza. Non è vero.